paludi di Esperia di Valerio Massimo Manfredi. Si fece silenzio nella sala. Tutti guardavano l'ospite, il naufrago abbandonato dal mare fra gli scogli e l'arena. Le sue mani erano ancora ferite e graffiate. I suoi occhi arrossati, i capelli secchi come l'erba al fine dell'estate. Ma la sua voce era bella, d'un timbro fondo e sonoro, e quando narrava il suo volto si trasfigurava. Gli occhi si accendevano di una febbre misteriosa, sembravano riflettere un fuoco interno e nascosto, più ardente che le fiamme del focolare. Capivamo la sua lingua perché noi abitavamo vicino al paese degli Achei e un tempo avevamo con loro rapporti commerciali. Ma benché io sia un cantore fra la mia gente, conosca storie bellissime e lunghe tanto da occupare una notte intera d'inverno, quando gli uomini hanno piacere di starsene su a bere vino e ad ascoltare fino a tardi, tuttavia non avevo mai udito nella mia vita una storia più bella e terribile, la storia della fine di un'era, del tramonto degli eroi. Triste quindi, soprattutto per un cantore quale io sono. Perché se gli eroi scompaiono, anche i poeti muoiono non avendo più materia per il loro canto. Io sono vecchio ora e non ho alcun desiderio di vivere di più. Ho visto città fiorenti divorate dalle fiamme e ridotte in cenere. Ho visto pirati feroci battere i mari e saccheggiare le coste. Ho visto fanciulle intatte violate da barbari sanguinari e ho visto morire tutti coloro che amavo. E tuttavia di quei lontani giorni della mia fanciullezza nessun ricordo è più vivo in me del racconto di quello straniero. Egli aveva assistito all'impresa più famosa che fosse stata portata a termine in quei giorni, la conquista della più forte città dell'Asia, e aveva seguito in battaglia e poi in una interminabile avventura uno degli uomini più forti della terra, un guerriero indomito e generoso che aveva osato opporsi in duello agli stessi dei, ferendo una mano Afrodite e squarciando il ventre di Ares, in nome della guerra, furia oscura e tremenda che non rinunciava mai a vendicarsi. Ora voi ascolterete la mia storia seduti sul fieno, bevendo latte di capra, e forse non crederete alle mie parole, lo so. Penserete che siano racconti che ho inventato per intrattenere il mio uditorio e per ricevere alla fine un'elemosina di cibo e di alloggio, ma vi sbagliate. Prima di questo mondo rozzo e miserabile esistette un'epoca in cui gli uomini abitavano città di pietra, vestivano di bisso e di lino, bevevano in calici d'oro e d'argento vino inebriante, navigavano su agili navi fino ai confini della terra, combattevano su cocchi di bronzo e pugnavano armi splendenti. In quel tempo i poeti erano accolti nelle case dei re e dei principi, erano onorati come numi. Ciò che sto per dirvi è tutto vero. L'ospite straniero rimase a palazzo per alcuni mesi, poi un giorno, sul finire dell'inverno, sparì senza dire nulla e di lui non sentimmo più parlare. Io però non avevo perso una parola di quello che lui narrava la sera dopo la cena nella sala delle adunanze. L'eco della grande guerra sulla sponda dell'Asia era giunto fino a noi, ma quella era la prima volta che avevamo l'opportunità di ascoltare la testimonianza di un uomo che vi aveva preso parte. Più volte il capo della nostra gente e i nobili gli chiesero di raccontare la storia della guerra, ma egli sempre si rifiutò. Disse che non voleva ricordare quei giorni amari e quando finalmente cominciò a narrare, egli iniziò il suo racconto dalla notte della caduta della città di Priamo. Così come l'appresi dalle sue labbra, io ora vi narrerò la storia che seguì la caduta della città e di come una guerra tanto lunga ed estenuante fosse stata combattuta per nulla. Prima di scomparire per sempre, quell'uomo mi rivelò un segreto, il vero motivo per cui Ilio fu rasa al suolo e la sua popolazione distrutta o ridotta in schiavitù. No, non fu Elena la causa. Potrei dire anzi che in un certo senso lei fu uno dei combattenti e forse il più temibile. E in ogni caso, perché Menelao l'avrebbe ripresa senza farle pagare in alcun modo il tradimento? Qualcuno raccontò che lei gli mostrò il seno nudo, facendogli cadere la spada di mano. La causa fu un'altra, una causa tanto forte da spingere un re a mettere la sua regina nel letto di un altro uomo per anni. Seppure anche questa non sia una verità incompleta,
e non nasconda un enigma dentro un enigma. Tuttavia, quello sconosciuto gettato dal mare sulle nostre spiagge volle rivelarla a me, a un ragazzo, in parte raccontando ciò che personalmente aveva veduto, in parte ciò che aveva udito dire e in parte, io credo, ciò che gli stessi dei gli avevano ispirato. Forse pensava che nessuno mi avrebbe creduto, o forse desiderava scaricare il suo cuore da un peso che non poteva più sopportare. Ecco dunque ciò che egli raccontò. Che la dea ispiri il mio racconto e sostenga la mia memoria. Voi state per udire una storia a quale non avete mai udito e che tramanderete ai vostri figli e ai figli dei vostri figli. Per 7 notti e per 6 giorni bruciò la città di Ilio, bruciò la rocca superba e bruciarono le 50 stanze della reggia mentre i suoi abitanti, quanti si erano salvati dalla strage, venivano ammassati nel campo come pecore nell'ovile. Là aspettavano di essere assegnati ai vincitori come preda di guerra. Le donne giacevano a terra con le vesti squallide e i capelli sciolti, senza più lacrime negli occhi. Quasi tutte erano spose o figlie di guerrieri troiani caduti nella notte del tradimento. Il loro destino era di servire le mogli dei vincitori e anche di salire come concubine nel loro talamo, essere possedute e violate, private di tutto, fuorché dell'amarezza dei ricordi. I bambini piangevano, sporchi e affamati, giacevano a terra dove il sonno li coglieva e si risvegliavano piangendo di nuovo. I capi, riuniti nella tenda di Agamennone, discutevano se si dovesse partire immediatamente o se l'esercito dovesse fermarsi per offrire sacrifici di espiazione per il molto sangue innocente versato. La vittoria che avevano desiderato per tanti anni non aveva recato loro la gioia che si attendevano. La preda era scarsa perché la città esausta aveva dato fondo a tutte le sue ricchezze. Le atrocità commesse la notte della conquista avevano lasciato nel cuore di ognuno la cupa aspettativa di un castigo immancabile. Si sentivano come degli ubriachi che si risvegliano dopo una notte di gozzoviglie e hanno le vesti sporche e il sapore del vomito in bocca. Sedevano in cerchio sui sedili coperti di pelli. Ulisse, il vincitore, l'inventore della macchina che aveva ingannato i difensori, per lungo tempo, dopo che il grosso dell'esercito aveva fatto irruzione in città, era scomparso e il comando dei suoi uomini, i tacesi e cefalleni delle isole occidentali, lo aveva preso Euriloco, suo cugino. Era riapparso all'alba, pallido e muto. Egli, l'invasore di città, non aveva preteso che una modesta quota della preda, cosa strana, essendo lui uno dei più poveri tra i re della coalizione, sovrano di isole rocciose e aride e, quel che più conta, avendo lui il merito completo della vittoria. In quel modo nessuno volle discuterne e controllare cosa si nascondesse in quel piccolo bottino, così piccolo da non suscitare né la gelosia degli altri né l'invidia dei suoi uomini. E dopo tutto, egli riportava in patria le armi di Achille, che da sole valevano il prezzo di 100 tori. Ulisse versatile scaltro ascoltava tenendo la sinistra sull'elsa della spada e la destra sullo scettro. Ma non udiva nulla perché la sua mente labirintica seguiva sentieri a tutti nascosti. Accanto a lui c'era il seggio vuoto di Aiace Telemonio, Aiace gigante dallo scudo settemplice, mole smisurata, baluardo del campo e delle navi, l'unico dei capi che non avesse mai ricevuto in battaglia l'aiuto di un dio. Era morto di vergogna e di dolore gettandosi sulla sua spada perché Ulisse l'aveva privato dell'eredità più desiderata, le armi di Achille. Suo padre, che spingeva ogni giorno lo sguardo sulle onde dagli scogli della sua isola, lo avrebbe atteso invano. Nestore veniva subito dopo, il re di Pilo, saggio consigliere dall'età avanzata ma a tutti sconosciuta, e poi Idomeneo, re di Creta, successore di Minosse, signore del labirinto. Menelao sedeva a fianco del fratello,
spossato da una notte di sangue, di morte e di delirio. Si diceva che avesse posseduto Elena nel talamo di Deifobo, suo ultimo marito. L'avesse goduta in un letto pieno di sangue, a fianco del cadavere straziato del principe troiano. Ma quella fu una notte di inganni. Aiace Oileo, Aiace minore, sedeva con la fronte aggrottata e le mani strette fra le cosce. Quella notte aveva stuprato la principessa Cassandra nel tempio di Atena e la dea inorridita aveva chiuso gli occhi per non vedere l'abominio. Egli l'aveva inchiodata al suolo, le aveva strappato le vesti, l'aveva penetrata come un ariete, come un toro selvaggio. Per un attimo solo aveva incontrato il suo sguardo. E in quel momento aveva capito che la principessa lo aveva condannato a morte, morte orribile e certa. Agamennone l'aveva presa per sé. Lei sola conosceva il segreto che stava al cuore al re di Micene. Ma egli, il grande Atride, sogguardava Iace con sospetto perché era stato solo per primo con la principessa troiana. Ultimo veniva Diomede, figlio di Tideo, re di Argo, colui che aveva conquistato Tebe dalle sette porte. Dopo la morte di Achille, nessuno lo emulava per valore e coraggio. Era entrato nel cavallo assieme a Ulisse e aveva combattuto tutta la notte cercando l'unico avversario troiano rimasto che fosse degno di lui, Enea. Ma il principe Dardano sembrava scomparso. Diomede era penetrato nella cittadella sul far del mattino ed era scomparso in uno dei suoi passaggi segreti. La sua armatura era piena di polvere e il cimiero del suo elmo era sporco di ragnatele. Ed egli guardava con sospetto Ulisse dai molti inganni, perché loro due soli, fra tutti gli Achei, erano penetrati nella città prima che cadesse per l'inganno del cavallo. Vi erano penetrati travestiti da prigionieri troiani, sporchi di polvere e di sangue. Loro due soli conoscevano i passaggi nascosti della cittadella. I capi discussero a lungo, ma non riuscirono a raggiungere un accordo. Nestore, Diomede, Ulisse e Menelao decisero di partire comunque. Agamennone e gli altri restarono per offrire un sacrificio di espiazione per propiziarsi il ritorno. Questo almeno fu ciò che si disse, ma forse la causa fu un'altra. Agamennone fu visto penetrare con Cassandra fra le rovine ancora fumanti di Ilio alla ricerca del solo tesoro che gli interessava, l'unico per cui la guerra era stata realmente combattuta. All'isola di Tenedo, la flotta che aveva salpato si fermò per la notte. Il giorno dopo Ulisse si pentì di essere partito. Disse che Agamennone aveva ragione, che era giusto celebrare un sacrificio di espiazione. Tornò indietro, benché tutti gli chiedessero di non farlo, e i suoi stessi compagni lo scongiurassero di non riportarli su quelle spiagge maledette dove tanti dei loro erano caduti. Fu tutto inutile. La flotta itacese tornò indietro a forza di remi e col vento attraverso fra onde nere alte, che il vento settentrionale faceva ribollire di schiume lignee. Ulisse, ritto a poppa in un nembo di spruzzi, reggeva personalmente il timone della sua nave. Da allora nessuno lo vide più. Si disse che fosse tornato nel cuore della notte al Lido presso il quale gli Achei avevano innalzato un tumulo sulle ossa di Aiace. E spinto dal rimorso, mentre il cielo era squarciato dalle folgori e le montagne squassate dai tuoni, avesse deposto sull'ara votiva le armi d'Achille. Troppo tardi, seppure fosse stato vero, perché ai morti non giovano le azioni dei vivi. Essi piangono per sempre la vita perduta e vagano nelle case oscure dell'Ade, ricordando la luce del sole che non vedranno più. In realtà io credo che egli si fosse reso conto di essere stato ingannato, una cosa insopportabile per lui. L'uomo più astuto della terra doveva assolutamente togliersi dalla mente ogni dubbio. Per questo aveva sfidato il vento contrario e le onde di una tempesta imminente.